Oggi volevo parlarvi un attimo di quello che facciamo in maniera diversa. E facciamo una lezione incentrata sul perché non curiamo tutti i pazienti. Ok, perché curiamo solo alcuni pazienti e altri pazienti non possono accedere al policlinico, che è poi una diretta conseguenza del fatto che ci troviamo in Moldavia. E voi direte come siete in Moldavia, che c'entra questo con non poter curare tutti i pazienti? C'entra, ci sono stati questi giorni dei post qua sul gruppo, proprio una discussione che c'è stata ieri, l'abbiamo trovata. Mi raccomando, se dovete fare i biglietti, lo dico per chi guarda in streaming, andate a fare i biglietti, che in genere questo è il periodo che costano meno. Discussione lunghissima, andatevela a leggere questa sul gruppo. Paziente che, come tanti, insomma, ci fanno richiesta, però non possiamo fare seguito alla richiesta e andare a accettarli, perché sono pazienti che richiedono fondamentalmente di essere sconnessi dalle automazioni informative. Okay? Pazienti che magari non devono curare tutta la bocca. Non li prendiamo in cura. Pazienti che vogliono curare solo una parte della bocca, non li prendiamo in cura. Pazienti che ci chiedono non mandatemi più mail, video, non li prendiamo in cura. Pazienti che sono forti comparatori, non li prendiamo in cura. Per esempio, paziente che non è prezzo per qualità, ma è prezzo per prezzo. Okay? Perché siamo un centro ricerca, qua dove facciamo un lavoro di un certo tipo. E non possiamo riempire e ingolfare il policlinico di richieste che poi ci portano in affaticamento. Siamo già tutti molto stanchi, quindi cerchiamo di ridurre, perché sono casi molto complessi quelli che facciamo. Se andate in laboratorio, se vi hanno fatto fare il tour del laboratorio, vi rendete conto della complessità che c'è per arrivare a un'arcata finale. A un'arcata finale, per esempio, superior o una metalloceramica. Voi penserete, vado da Palmas, mi fa i denti. No, io da solo non saprei fare superior. Okay. Il tecnico da solo non lo saprebbe fare, il chirurgo da solo non lo saprebbe fare, l'odontotecnico da solo non lo saprebbe fare. È un lavoro, quello che facciamo è un progetto lungo che dura un anno, ci sono anche imprevisti che vanno risolti, è come un aereo che sa dove deve arrivare, però 99% del tempo è fuori rotta, devi sempre aggiustare e fare gli aggiustamenti necessari. Serve lucidità, calma e in quel poco di tempo che abbiamo, comunque abbiamo tante richieste, quindi servono dei filtri. Primo motivo quindi per cui non curiamo i pazienti, tutti i pazienti, è perché non possiamo curare milioni di malati. Okay, siamo un centro. E quindi dobbiamo cercare di in più fare anche sviluppo di quelle che sono le linee del futuro e abbiamo necessità di dedicarci a pochi casi, pochi pazienti rispetto alla moltitudine di malati che ci sono. Se noi andiamo a vedere quelli che sono i pazienti in Italia, in Europa, senza i denti, noi stiamo facendo proprio un granello di sabbia. Siamo veramente, abbiamo poi richieste da altre cliniche, voi conoscete, per esempio, da altre cliniche, da altri paesi, voi conoscete. SOS Turismo Dentale, però se vado, vediamo, andiamo sulla pagina SOS, pagina, no, scusate, ho sbagliato, sono talmente tanti profili che anch'io per entrare, ecco qua, da qui. Quello che non conoscete è SOS Turismo Odontologico, SOS Dental Tourism, Dentaire Rehabilitazione Extremis. C'è anche in russo, in tedesco. Chiaramente voi non le vedete queste perché ogni pagina si vede in una nazione diversa. Questa per esempio è la pagina portoghese. Ok, quindi c'è solo una parte, ma c'è un iceberg sotto di richieste che arrivano che non vengono prese in considerazione. Tra queste ci sono, vi dicevo, i pazienti per esempio che devono curare
una parte della bocca. Per quale motivo, secondo voi, non possiamo permetterci il lusso di curare un paziente che cura solo mezza bocca e lascia l'altra metà bocca con la parodontite, per esempio, oppure con vecchi ponti che ha? La garanzia. La garanzia, sì. La masticazione, perché magari c'è il coperchio che è storto e mi chiede di fare la pentola dritta. Però se non cambio anche il coperchio, quella sfiata, non chiude. Oppure lo devo fare la pentola nuova ma storta, per farla chiudere col coperchio. Oppure quale altro motivo potrebbe essere? Potrebbe chiudere il policlinico se magari girano foto, iniziano a girare foto su internet di bocche a metà? Potrebbe. Sarebbe un grosso problema reputazionale. Brutta pubblicità. Però chi la vede non capisce che quelli erano i denti del paziente, oppure che quei denti, quelle capsule rotte con la piorrea, sono denti che non sono stati parte della terapia. Quello è un grosso. Voi provate a pensare, paziente che ne so, che entra al ristorante, si porta il piatto da casa, scheggiato, noi facciamo il piatto e ci chiede di usare il suo piatto, mettiamo lì, fa la foto e la mette su TripAdvisor. È la stessa cosa. Lavoriamo, siamo noi un'azienda che lavora con le recensioni, con la reputazione su internet, e su internet non c'è distinguo tra quello che hai fatto tu o quello che hanno fatto altri, oppure se ti vogliono infangare. Quindi noi dobbiamo avere iper restrizioni, iper filtri da parte di chi ci odia, perché non tutti ci amano, ok? Ci cercano, ci fanno spionaggio industriale. Ci mettono le talpe in azienda, provano ad arrivare al database, provano a rivendere i dati. Magari il paziente riceve un preventivo e poi ne riceve altri 5 di altre cliniche. Ok, non so se a voi sarà capitato, perché comunque diamo fastidio. Ok, se diamo fastidio, noi ci dobbiamo iperdifendere, e per iperdifenderci dobbiamo essere iperrigidi nel filtro di chi facciamo accedere. Paziente che entra, che è comparatore, per esempio, appare come comparatore, invece entra, si infiltra nel policlinico semplicemente, magari, che ne so, per mettere un topo in sala sterilizzazione, fa una foto. Faccio un esempio. Okay. Si può fare? Si può fare.